Soluzioni per vivere senza gas. Ne parliamo in questa nuova puntata di Idraulico Felice. E non lo farò da solo, lo farò con un esperto. E l'esperto chi è? Samuele Trento. Ciao carissimo, per chi non ti Ciao. Conosce, chi sei e cosa fai? Ciao, ciao Alessandro, grazie intanto per ospitarmi nella tua puntata che mi fa sempre tanto onore. E, allora, sono un ingegnere meccanico e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche con le pompe di calore. E lo faccio come? Con una rete di installatori che formiamo per riuscire a realizzare questo tipo di impianti. Senti un attimo, com'è possibile? Cioè, quante sono le soluzioni per poter vivere senza gas? Beh, le soluzioni sono diverse. Io le raggruppo su quelle più papabili, più fattibili, no? Sicuramente il tema della pompa di calore. Pompa di calore che può essere intesa come aria-aria, quindi il classico condizionatore che fa aria calda o aria fredda, piuttosto che aria-acqua. Sono due cose completamente diverse. Una si integra con l'impianto di riscaldamento esistente, l'altra no, e danno anche due benefici, due comfort completamente diversi. Mi spiego meglio. La pompa di calore aria-aria, il classico condizionatore che, anche se ben dimensionato, potrebbe riscaldarmi casa, non dà lo stesso comfort che avrei con il riscaldamento tradizionale, quindi riscaldamento a pavimento piuttosto che radiatori, se parlo di una casa generica esistente. Se invece parliamo di nuove costruzioni, quindi case passive molto isolate, dove veramente il riscaldamento è una piccolissima componente, allora a mio avviso ha senso parlare anche di pompe di calore aria-aria, cioè di impianti completamente ad aria, quindi senza star lì a realizzare impianto a pavimento, impianto a radiatori, faccio tutto ad aria. Allora in quel caso ha senso. Perché? Perché il comfort in questo tipo di case è molto elevato, e per un semplice motivo: la temperatura delle pareti interne delle case è pressoché simile alla temperatura dell'aria dove ci vivo. Okay. Sai che il discomfort o sensazione di freddo la si ha quando abbiamo ad esempio 21 gradi letti in ambiente, ma le pareti sono fredde, o il pavimento è freddo, o il soffitto è freddo. Quindi non mi bastano più quei 20-21 gradi per star bene, ma me ne servono magari 23-24 per star bene, perché devo compensare questa differenza di temperatura tra le pareti e l'aria. Proprio sto male dentro casa. Cioè tu dici che si percepisce la temperatura delle pareti? Sì. Assolutamente okay, sì. Okay, okay. Se vai in una casa vecchia e noterai, magari c'è una stufetta a pellet, magari che riscalda sì. La cucina, no? Caldo bestiale, 25 gradi lì, però sono 25 gradi che tu dici, cavolo, non sto bene. Cioè, mi sento che c'ho qualcosa. E cos'è? È tutto l'irraggiamento delle pareti attorno fredde. Quindi okay. È come essere all'esterno, no? Con la fiamma davanti. Infatti, invece, stai molto meglio se vai, ad esempio, in un bar a Capodanno e c'hai quei funghi, no? A irraggiamento, sì. E le lampade a irraggiamento. Sì. Lì stai bene perché hai la radiazione che ti arriva su tutto il corpo ed è tutta radiazione calda. Mentre in casa, dentro una stanza, sono circondato magari da pareti fredde e ho solo una fonte di calore che mi viene addosso. Sì, lì sì. Non sto bene. Quindi, per quello che ho visto in questi 12 anni, l'aria-aria va bene sì, ma sulle nuove costruzioni o comunque su soluzioni molto molto isolate, perché lì sto bene. Se applico un condizionatore per riscaldare una casa degli anni 80-90 e magari lui ce la fa anche arrivare a 20, 21, 22 gradi nell'ambiente, però non ho assolutamente una sensazione di comfort, sto male. Poi gira anche molta aria, sempre di più bambini e non solo hanno patologie respiratorie, no? Legate agli acari, legate ai batteri e tante altre cose. Avere dei sistemi completamente ad aria comporta ad avere un sacco di giro d'aria, polvere, e quindi tutto questo si moltiplica, no? Mentre in una casa ben isolata, essendo
che devo riscaldarla poco perché già di suo è già bella calda, passami il termine, anche lì l'aria che gira è molta meno. Se invece vado su una casa vecchia, no, è un casino, devo far girare tanta aria, quindi tanta polvere, tanti acari e tanti problemi, oltre che a un discomfort sicuramente, insomma, importante. E quindi poi si apre il tema invece delle pompe di calore aria-acqua o terra-acqua, geotermica, comunque pompe di calore che riscaldano acqua tecnica, che posso portare poi in giro per casa e riscaldare l'impianto a pavimento piuttosto che i radiatori. Ecco, quindi sicuramente quella è la soluzione che va per la maggiore, perché? Perché sono molte di più le case esistenti rispetto a quelle invece di nuova costruzione, ma va bene così, siamo Ma anche per la ricchi. nuova costruzione però va bene questo tipo di tecnologia, cioè scaldare l'acqua tecnica. O Allora nelle va nuove bene. costruzioni, secondo te, è meglio fare aria-aria? Il futuro lo vedo ad aria. Lo vedo ad Sì? aria perché sì, lo vedo ad Io aria. lo immaginavo sempre pavimento riscaldato, cioè sì, pavimento No. riscaldato. Lo vedo ad aria, non immediato, ma probabilmente tra 5-10 anni sarà scontato che in una casa non abbiamo il classico impianto di riscaldamento. Un po' dovuto anche alle inerzie. Una casa veramente nuova ha bisogno di 3-4 kW, dipende ovviamente dalle dimensioni, dalle vetrate, Certo. tante cose, però parliamo mediamente di 3-4 kW per essere riscaldata, no? Il phon che tu hai a casa fa 2 kW, quindi basterebbero due phon per riscaldare casa. Paradossalmente. E quindi perché dovrei fare un impianto così complesso, così invasivo, con poi anche il problema dell'inerzia? L'acqua riscaldata è una figata, perché una volta che l'ho riscaldata, lei rimane anche un po' calda per la sua inerzia, Sì, no? E si sì. raffredda lentamente. E questo è un grande vantaggio sulle case esistenti. Sulle case nuove, invece, è un problema. Perché magari io setto la temperatura del termostato a 21 gradi, gira acqua nell'impianto a pavimento. A 21 gradi io spengo l'impianto a pavimento, ma ho ancora l'acqua calda che gira, ho ancora il massetto caldo e da Certo. 21 vado a 22, 23. Il cliente chiama, dice: "Ascolta, io ho impostato 21 perché mi ritrovo 22 e mezzo in casa". Ok. C'è l'inerzia. Poi ci sono sistemi che lavorano bene sull'inerzia, ci sono sistemi a pavimento che anziché avere un massetto da 8 centimetri ce l'hai proprio misero misero per non avere tutta questa inerzia, per carità assolutamente, però il futuro sarà, a mio avviso, sulle nuove costruzioni, visto che andiamo sempre più giù con le potenze, sarà l'aria. Ma è una piccola nicchia, il grosso del lavoro, il grosso del mercato, il grosso delle Attualmente, famiglie vive su case esistenti. certo. E quindi devo sfruttare l'impianto esistente che abbiamo. Poi ci sono altri sistemi. La pompa di calore, te lo dico, perché c'è un'onestà professionale da parte mia, non andrà a risolvere tutti i problemi del mondo. Cioè, io non mi immagino che tra 50 anni tutte le famiglie avranno una pompa di calore per diversi motivi. Motivi, beh, tanto di spazio, devi avere spazio per mettere una pompa di calore sia dentro che fuori per accumulare l'acqua. Motivi anche di disponibilità di energia elettrica. Pensa che se su un condominio di 60 appartamenti tutti avessero una pompa di calore, che contatore dobbiamo avere? Ma neanche il contatore, la linea Enel Certo. supporterebbe? Dubito, dubito. La transizione energetica non coinvolge solo le famiglie, ma coinvolge anche tutti gli attori, tipo anche Enel Distribuzione, che dovrà rifare le linee che sono state create anni e anni fa per le famiglie che hanno bisogno di 3-4 kW. Adesso si parla dai 6 kW in su, quindi stiamo stravolgendo anche la di disponibilità di corrente. E poi, quanta energia elettrica ci vuole al mondo per far andare tutte le pompe di calore? Quindi un altro tema sicuramente sarà l'idrogeno. L'idrogeno avrà una parte anche molto importante. Dove non ci arriva la pompa di calore, ci saranno le caldaie a idrogeno. C'è da dire che però è una tecnologia in sviluppo, è una tecnologia che non è ancora pronta al 100%, non è una tecnologia di massa. Ma c'è già qualcosa sul mercato? C'è già qualcosina, sicuramente c'è qualcosina sul mercato, siamo ancora agli albori. Ci tengo a dire che però quanto aspettiamo? Cioè,
E come no, con il telefonino o il computer? No, voglio prendermi il telefonino ultimo che è uscito. Se tu aspetti sempre l'ultimo che esce, tu rimani col primo, no? Perché sì, sei sempre lì in attesa, sì, dell'ultimo che arriva. Stessa cosa anche qui, se aspetto che mi arrivi questa tecnologia di massa tra 10 anni, bene, e nel frattempo cosa facciamo? Nel frattempo andiamo avanti a carbone? Se fossimo così saremmo ancora alla preistoria, no? Non avremmo fatto nessun passo in avanti. Non è l'alternativa, cioè non è che adesso la pompa di calore è un palliativo perché arriverà l'idrogeno, no, sono due tecnologie che vanno via pari pari, una in alcuni contesti, una in altri. E non abbiamo tanto tempo, non so da te, però io vedo qui la settimana scorsa ci sono stati 3 temporali durante la settimana e in tutti e 3 i casi sono venuti fuori casini, cioè piovevano palle da tennis, vento forte che sradicava gli alberi, ma proprio anche qui davanti al mio ufficio. Non è nulla di nuovo, non ho visto sui telegiornali, che non vedo da anni ormai, lo vedo e lo tocco sulla mia pelle. Non è un caso, cioè il cambiamento climatico che noi vediamo in Australia, no, ce l'abbiamo qui, lo vediamo già da inizio anno quanti casini ci sono stati in Italia, e questo è dovuto in gran parte anche per l'inquinamento. E pensa che se ogni casa inquina, quanti milioni di case ci sono? Facciamo qualcosa, ma lo facciamo adesso per non creare un debito climatico per i nostri figli, che già ce l'hanno. Certo. Perché già i nostri figli, mio figlio è già abituato a vedere che un temporale fa disastri, un temporale. Io invece non lo ero, no? Io ero abituato che arrivava il temporale, piove e poi sì, arriva il sole. Mio figlio di 4 anni sa già che se arriva un temporale si incrocia le dita perché dice, beh, potrebbe succedere qualcosa, no? Assurdo. Speriamo non distrugga la macchina, cioè, esatto. Adesso quando inizia a far temporale, no, ce l'hai la preoccupazione, adesso mi distrugge la macchina, tutti all'esse lunga. Bravo, bravo. Te la distrugge. Sì, a me è successo, ma guarda, non ti dico, mi è successo veramente qualche settimana fa, stavo andando al supermercato, un altro supermercato, ha iniziato a piovere, ma dopo che c'erano stati disastri, ha iniziato a piovere forte, si sono spostati. Prima di scendere si siamo spostati, si è andati, perché poco lì vicino c'era l'esse lunga che c'era il parcheggio sotto, si è andati all'esse lunga con calma. Quindi la protezione dell'auto è l'esse lunga. Esatto, c'è la fila. Sì, ma è un paradosso, cioè tu adesso vedi che il cielo diventa un po' più scuro e già pensi al peggio, no? Certo. Qualche anno fa non lo facevi, certo. Non è, cioè era scontato, andavi in giro. E non è un caso, questo è un insieme di tanti fattori, tra cui anche l'inquinamento che le caldaie buttano fuori. Poi sì, le caldaie a condensazione sì, consumano, cioè inquinano meno, ok, allora se inquinano meno mettici la faccia davanti alla canna fumaria e staci lì 4 giorni, poi mi dici se sei pulito, se sei vivo, no, perché consumano meno, ma rispetto a cosa? Rispetto forse ai parametri di legge, che non vuol dire sopravvivenza, no? certo. Bene. Altro tema poi è sicuramente la biomassa. La biomassa che ha avuto un exploit enorme negli ultimi anni perché è stata anche incentivata e perché effettivamente ti permetteva di risparmiare notevolmente rispetto al metano, poi se andiamo a gasolio, GPL è ancora di più. La biomassa che però, a mio avviso, è una soluzione per chi ce l'ha la biomassa. Mi spiego meglio. Se io abito in montagna, ho il bosco dietro, sono abituato a farmi la legna, sarei uno stolto se non mi riscaldo con la legna, perché ce l'ho comoda, ce l'ho gratis, fa parte del mio ciclo familiare, chiamiamolo così. Diverso è biomassa che invece devo acquistare, quindi ai prezzi che non decido io ma che decide il mercato, certo, a seconda di tante cose. Devo stoccare, devo trovare lo spazio per metterci giù i bancali in garage, portare via spazio ai miei figli, devo pulire la caldaia, devo pulire la canna fumaria, devo caricare ogni volta la caldaia o la stufa ogni giorno, ogni settimana, insomma a seconda dell'accumulo. E poi quello che butta fuori la biomassa, cioè se tutto il mio paese andasse a biomassa probabilmente sarebbe come in Cina, quando vedi, no, c'è questa nebbia, sì, che copre le principali città, che ha inquinamento, sarebbe invece nera, una nebbia nera, perché ok, le caldaie a biomassa o le stufe sono dentro i parametri di legge, ma ancora una volta non vuol dire che parametro di legge vuol dire benessere o vuol dire non fare
Inquinamento, ecco, è qualcosa di tecnico, ma che non ha nulla a che fare con la natura. E sarebbe impensabile che tutti andassimo a biomassa, ecco, sarebbe un inquinamento enorme, oltre che prezzi che schizzerebbero alle stelle, anche del pellet, ovviamente, quindi non sarebbe supportabile questa cosa. E, ecco, quindi vedo che queste tre tecnologie, pompe di calore, quindi elettriche, idrogeno e biomassa, sono quelle che la fanno da padrone. Poi ci sono altri sistemi tipo riscaldamento elettrico in fibra di carbonio o simili, che sono nicchie. Queste le vedo invece come applicazioni più fattibili per case esistenti, magari anche senza isolamenti particolari, per sfruttare l'impianto che c'è già in casa. Ok, senti un attimo. Sì. Se tu dovessi pensare a una soluzione per casa tua, e quindi su due esempi: uno, la tua bella casa la devi ristrutturare senza, non in maniera invasiva, questo è il primo esempio, e il secondo esempio invece è se devi tirar giù tutto, proprio lasci solo le pareti esterne, devi ricostruire tutto. Oggi che soluzione utilizzeresti in questi due casi? Allora, la soluzione per me sarebbe la stessa se ci sono i requisiti. Mi spiego meglio. Se non vado a ristrutturare pesantemente, prima di dire scelgo una cosa o l'altra, faccio dei conti, verifico. Perché molto probabilmente, anche se non faccio una ristrutturazione importante, potrei comunque avere una pompa di calore che mi riscalda l'acqua tecnica e l'acqua calda sanitaria. E potrei avercela anche con dei benefici economici, cioè col fatto di risparmiare rispetto a prima. Quindi in uno e nell'altro caso comunque la prima soluzione, ma devo prima controllare, verificare, è quella elettrica, perché poi me posso anche un po' produrre l'energia elettrica sopra il tetto col fotovoltaico, me la posso un po' stoccare anche dentro delle batterie di accumulo. Quindi io sono per quello, anche perché i miei figli in giardino giocano davanti alla pompa di calore e non ne risentono delle vie respiratorie, perché la pompa di calore non inquina proprio per niente. Ok. E se invece ho una casa che è un colabrodo, quindi casa vecchia che faccio fatica a riscaldare, radiatori piccoli, quindi devo mandare acqua a 70-80 gradi, molto probabilmente dovrò passare ad un altro sistema, perché la pompa di calore non ci arriva. E lì posso prevedere la biomassa, ecco, in quel caso magari ha senso, dove non ci sono alternative. Assolutamente, okay. Non ci sono alternative. Così mi stacco dal gas, mi faccio l'acqua sanitaria magari con la mia pompa di calore autonoma, il riscaldamento me lo faccio con la caldaia a biomassa e mi prendo un impianto a induzione per cucinare e mi sono staccato dalla bolletta del gas. Ok, e in caso di ristrutturazione super pesante? E lì sicuramente elettrico, non a biomassa, poi io... Ma cosa faresti? Cioè faresti termosifoni, riscaldamento pavimento o tutto aria? Ah, ok, allora dipende quanto grande è la casa, perché se è piccolina ti dico io farei tutto ad aria, assolutamente. Se è piccolina, insomma, sotto i 100 metri quadri. Se invece inizio ad avere una casa importante da 200-300 metri quadri, anche gestire tutta quell'aria è un casino. Vuol dire portate importanti, tubazioni importanti, rumori. E quindi andrei più su un sistema a pavimento o soffitto. Il sistema a soffitto non è per niente male. Ci sono sistemi interessanti che non si tratta solo di prendere quello a pavimento e metterlo sul soffitto, ma addirittura dei sistemi creati apposta per il soffitto che fanno caldo e freddo, sensazione di comfort estrema, molto molto alta, temperature di lavoro bassissime. Io monitoro pompe di calore che lavorano su questi sistemi, riusciamo a riscaldare case con 26 gradi di mandata dell'acqua e ne hai 22 in casa, cioè con 26 vuol dire che la pompa di calore non consuma niente. Certo, consuma assolutamente niente. E in raffrescamento anche lì butto acqua a 20 gradi e ho 23 in casa in raffrescamento, roba assurda. Se vai su un ventile devi andare a 7-8 gradi per avere il beneficio del raffrescamento, vuol dire tanto, vuol dire anche montagne di condensa che si formano nei collettori, nei punti scoperti e via. Quindi l'impianto idronico ti dà quella sensazione comunque di essere avvolto dal calore o dal fresco, quell'effetto cantina anche molto, molto interessante.
idronico intendo comunque radiante o pavimento o a soffitto. Sicuramente non farei radiatori, non farei radiatori a meno che non sono obbligato, perché magari non posso portare altri tubi, non posso alzarmi, non posso abbassarmi con le quote, allora lì magari l'unica alternativa sono radiatori. Radiatori sovradimensionati che magari riesco a far lavorare a 45 gradi e quindi non ho quell'effetto che succedeva dalla nonna, che metti la mano sul radiatore, era bollente, sentivi un caldo della Madonna e appena ti allontani di un metro senti il freddo, perché l'effetto raggelamento è così. Se invece lavoro a 45 gradi ho un effetto anche di comfort sicuramente superiore, sto meglio. Ok. Senti un attimo, questo apro e chiudo una parentesi tecnica tra di noi. Mi avevi parlato prima di iniziare a registrare di una slide per un'altra puntata o era per questa? Per la prossima. Per la prossima, ok. Allora niente, ti ringrazio. Non volevo chiudere così, mi è rimasto il dubbio. Niente, allora ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato. Per chi è interessato a sapere di che cosa tratti o a incontrarti o a contattarti, dove ti può trovare? Beh, mi trovo principalmente su YouTube, dove quasi ogni settimana faccio un video in cantiere, lo faccio invece un video teorico e così via, quindi potete trovarmi lì, oppure andare su sigillosicuro.it, che è il blog dedicato a questa rete, a questo gruppo di installatori che sta crescendo. Siamo aperti a nuove candidature anche di installatori che vogliono specializzarsi nel mondo delle pompe di calore. Abbiamo dei requisiti d'ingresso per le candidature, tipo esperienze già fatte, e altre cose, per cui insomma le candidature poi vengono selezionate in base a diversi parametri, e quindi sui social, poi vabbè su Facebook, LinkedIn e così via. Ottimo, allora ti ringrazio. Bene. Tanto un bacio, un abbraccio, ringrazio quelli che ci hanno guardato fino a questo momento su YouTube o ci hanno ascoltato guidando il loro bellissimo furgone. Ci vediamo alla prossima e teniamoci in contatto.